giardinaggio, perché prima il giardino giardinaggio. Io siedo, no. Scusa, se lui mette il microfono, quest'altro parla. Pena di danzare. Tu cosa prendi? Io prendo la... l'ho visto prima, cos'è che ti ho detto? Io, se posso permettere un suggerimento, invece di provare le nostre polpette al pomodoro, la penna di paletta. Vabbè, come posso dirti no? Certo, va bene. No, poi, polpette? Pasqua, polpette. No, tu non mangi, vero? No. Guardi, devi soffrire, basta. Polpette. Mangia. Una caprese e una penna. Cosa bevete voi? Acqua naturale, posso dire, non stai scherzando, acqua. Sì, c'è acqua fisica, Donanino, ma non puoi dire. No, Coca-Cola. Chiedi sempre a tua sorella che fisico io. Siamo due, e pensavo fosse senza video, pensavo fosse l'altro giorno quando hai chiamato in diretta stavamo commentando il DTM, tu che ti fermi col motore che bruciava e ti ho chiamato in quel momento lì e mi hai chiamato in quel momento lì si vede, c'avevo un pensiero e qualcuno sparava qualche cazzata. Beh, ma la sua poverina nel 93 non arrivava mai in fondo, cos'è che avevi? Oggi io ne ho commentato un'altra, lui non c'era al Norris Ring, si è andato via incazzato come una iena perché la macchina non cambiava e c'era pianta che stava c'era un problema, i primi due anni un problema di cambio, poi si mise l'X-Track e passa tutto. Stava tacchinando chi? Stava tacchinando l'intervistatrice bionda, che voi non fate finta di non ricordarvi, perché ve la ricordate sicuramente. No, io l'ho montata. Carina. E pianta faceva un po' l'umacone, in un inglese un po' macchironico, però è sempre bello sentirlo. Io montavo lui mentre lui montava l'altro. Tu mi l'ha montata una sera sto dell'occhio. La mattina si è svegliato e c'era un occhio di vetro sul comodino. Questa è una leggenda, no, tu sai cioè, che ti dice le cose. Non è una leggenda, no, c'era. Non è l'occhio di vetro. Però c'è rete a contatto, tutta truccata. Era tutta un'altra cosa. Era diversa. Molto diversa. Veniva diversa la mattina. Non era un travestito, però. Insomma. Ti dice delle cose quando commentiamo, che non posso immaginare che siate veramente amici, perché lui è veramente è cattivissimo. Non so. Dice delle robe brutte. No? Lo conosco. Datelo via il culo a tutti. Però stasera vedi, io riesco a coronare un sogno, perché ho i due piloti, cioè quello che non avrei mai voluto diventare come pilota e quello che volevo diventare come pilota. Sai che hai ragione, perché scemo davvero. Stasera coronare un sogno. Però mi pare giusto, cioè non è che... Lui mi dice DTM, io sono andato a riprendere DTM, ci siamo divertiti tanto, ora a parte di scherzo, cioè, io mi sono divertito tantissimo, l'ambiente era stupendo, ma anche con l'ambiente Mercedes, anche con quelli dell'Over, però con l'Alfa, proprio bene, si stava bene. Io sono l'unico pilota che le guidate tutte e tre. Sì, però lui le ha guidate davanti, tu hai avuto un'esperienza diversa. Io dovevo riempire gli schieramenti perché c'erano dei contratti televisivi, primo anno l'ho fatto con le 2000 e poi c'erano le macchine che dovevano fare 12 macchine a casa, 8 adesso mi ricordo. Non ce la facevano. Però com'è nato? Cioè voi vi ricordate di com'è nato sto progetto? Il primo contatto, cioè com'è che è arrivata? Il giorno mi chiama Pianta, devo ringraziare Pianta, che ha creduto mi e potessi tornare a correre. Mi chiama Pianta e mi dice ho preso Nannini. Lui aveva provato la Sierra Cosmo di Repetto, della Battista Toruffi al Mugello, con la mia turbina. Però scusa, tu 92 hai fatto, facevi sul 2 il super turismo. No, 90 ha avuto l'incidente. Però 92 avevi già fatto 91 turismo. Ho fatto tutto all'ospedale. Okay. Ma mi trovo bene, cioè, tutto sommato. Cioè, c'è anche il lato positivo, non ti preoccupare. E poi il 91 e 92 feci, all'inizio era il campionato italiano. Okay. Poi l'anno dopo si cominciò a fare DTM, l'ultimo anno nel 93 era mondiale, fatto praticamente DTM. Era mondiale l'ultimo anno. ITC, dopo è diventato ITC. 92 Alfa Romeo, sì, eri sempre Alfa Romeo, italiano. Sì, sì, okay. Okay. Da lì pianta. Dal 92 al 96, compreso il 96. Okay. E poi feci l'ultimo anno, lo feci Mercedes con la GT. Se noi facciamo una corsa insieme con la 75. Io la Giro d'Italia. 75 feci il Giro non d'Italia. Ti distrarre, perché adesso comincia a fare il Giro, no, Giro d'Italia avete già fatto voi, nel 2011. Infatti, io ero con Loubet, poi c'era, ora scusami tocco perché sono superstizioso, c'era Alboreto che correva con Cerrato e Patrese con Biagioni. Cioè, loro facevano la parte realistica. Io la Giro d'Italia. La parte pista. Io invece guidavo tutte e due. Ok, però tu mi dicevi Pianta ha chiamato te, però la squadra... No, Giorgio ha voluto
Guarda. No, chi è stato il primo a essere contattato? Non mi distrarre, sto parlando di grande cose. Io provavo a voler tornare a correre, nessuno ci credeva. Questo era il problema, perché dicevo uno con una mano sola come fa. Cioè, non hanno mai capito le persone, lui è stato pianta. Perché? Perché faceva un lavoro, e lui ha fatto sempre la messa a punto delle macchine a rally, sì, da pista, che le macchine si guidano con il sedere, non si guidano con le mani fai uno spostamento, infatti un movimento. Il sedere ce l'hai qua? Il sedere ce l'ho qua, un'altra cosa ce l'ho dall'altra parte. E lui è stato l'unico che ci ha creduto e quindi mi ha preso a correre. L'ambiente poi si è creato un ambiente molto bello. No, pianta mi chiama e mi dice: ho preso Nannini, perché Nannini mi affascina, perché lui dice sempre che vede le cose, il bicchiere è mezzo pieno sempre, e si è innamorato di lui. Poi prende Larini, che Forghieri aveva definito il pilota contadino, perché non era, secondo Forghieri, dotato di... Questo qui ha fatto la squadra, perché la squadra l'ha fatta lui. E c'era una discrasia, una dicotomia tra Milano e Torino. Intorno a lui si sono coagulate delle volontà indirizzate tutte nello stesso senso. Sì, c'era un po' di litigi a quel tempo. Litigi a livello politico, cioè la squadra comunque, la Bossi, perché era coesa, cioè il progetto andava avanti. Una parte di cose le facevano a Torino, tipo i cambi, anche qualche una parte di telaio. Poi alla fine si faceva tutto all'Autodelta, la vecchia Autodelta che è qui vicino a San Siro. Lui tentava di fare insieme anche le donne con me, ma invece io ero piuttosto esclusivista. No, io, 15 geloso, no, io ero 15 pagine avanti. Becile, ti sei svegliato con una con l'occhio di vetro sul comodino. Allora, si guida col sedere, però io quando io vedo... andavo sul fatturato. Quando vedo i camera chiara, le abbiamo viste insieme, le abbiamo commentate insieme, i camera chiara di quel primo anno, cioè veramente... È una cosa che ti prende il cuore vedere come lavoravi. Sola. Tu considera che con due mani io facevo fatica, lui con una mano sola. Fin quando poi Limone non gli ha fatto il cambio a bilanciere e lui spingeva sia in alto. Sì, abbiamo visto a un certo punto, sì. Sì, ce l'ha lui. Ce l'ho io, ce l'ho. Sì, io. No, ma ho visto in telecronaca. Io facevo sempre up and down, lo facevo con due leve. Poi l'ultimo anno misero l'up and down elettrico, così che lì me ne ero fatti mettere due a sinistra. E lì ha cominciato a centrarmi. Perché non vedeva dove andava in rete linea. No, io calcolai Bartoletti. Un attimino, calcolai male, li toccai un po' la Bartoletti gli aveva, no, non gli c'è da offendersi, non gli aveva sbagliato la dose. Che fai lo stizzito così. Gli aveva sbagliato però la dose. Quello che mi piace vedere è come eravate comunque amati. Io ricordo, cioè quella è una serie che mi è rimasta talmente nel cuore. Ed è una serie che insieme al Super Turismo Italiano ha appassionato, no? Forse più della Formula 1, tanta gente che aveva passione. Si correva davvero. Tanti spettatori. Ma alla fine ha chiuso, la motivazione è stata che Eccleston gli interessava gli sponsor nostri, che c'era birra, c'era tanti, certo, sponsor belli. Sì, sì, sì. Ha dato troppo fastidio, no? E quindi ha dato un po' fastidio a Eccleston, esatto. E lui si è messo d'accordo, senza fare nomi, con uno della Opel e con uno della Fiat, che si chiama Rabà, senza fare nomi, e secondo hanno deciso di non correre, quindi che correva, che correva solo la Mercedes, che hanno deciso di smettere il campionato e lì gli sponsor sono andati tutti al Formula 1. Certo. Cioè la manovra, ecco, sono intelligente, ho fatto una bella manovra. Però vedere l'amore e la passione con la quale vi seguivano anche i tedeschi, cioè una cosa meravigliosa, sì, capiamo, sì, no, no? No, ma non si andava poi. Poi noi in Italia che abbiamo gettato un marchio come Alfa Romeo, che adesso fortunatamente fa delle macchine, adesso Gianni si incazza e mi dirà che non è vero, però la Giulia, Stelvio sono dei grandi prodotti, no? Ma no, dai Gianni, sono belle da guidare. Sono buone, l'ho provata. Sono belle da guidare. Però pensare a quello che avevamo e quello che avete fatto, perché là in Germania vedere i tedeschi impazzivano. No, i tedeschi quando vinse Nicola, no? Quando vinse il campionato. Sì. E che poi per me era un ragionamento di squadra, vincere la squadra, perché grazie a meccanici, agli ingegneri, ai motoristi, cioè a tutti quanti. Non è i 40.000 pezzi che te vendi in più, però la Mercedes da loro è come il Papa da noi, cioè qui ti batti la Mercedes, si è venduto più prosciutti, più indotto, più salami, sì, più, sì. Cioè più tutto made in Italy, come quando vince la Ferrari si vende più tutto made in Italy. Quindi la cosa andò bene, diciamo. E poi l'ambiente, ti ripeto, era... No, c'ho un monte di anticorpi.
Sembrava un ambiente sano, poi No, era sano, si scherzava, però quando c'era lì ci dava le martellate. A proposito di martellate. Appena arrivava uno scemo veniva emarginato. Scemo, ad esempio, fammi un nome di uno scemo che è arrivato e è stato emarginato. Quando è arrivato uno che si dava delle arie, Modena, lui. Ti ricordi? No, ora l'ho messo a posto subito, ho scaricato la macchina, però l'Avus ha vinto, che Modena andava forte. Però le belle botte che c'erano in pista, non dico di te perché Terry, tu facevi una gara per conto tuo, no? Però loro davanti, per conto mio, partiva ultimo a Monza, la prima staccata me la trovo a casa. Sì, partiva ultimo. Cioè, praticamente aveva dato gas alla Lesmo, neanche alla parabolica. Comunque, Dio, questo che ci fa? Poi ebbe l'accortezza e disse, aspetta, sto esagerando. Un video che ti ha visto protagonista con Roland Asch a Singen, che io non sapevo neanche, un servizio che avevo fatto ancora a griglia di partenza tanti anni fa, Gianni, ti ricordi? Ha fatto 1 milione di visualizzazioni ed è una cosa meravigliosa, no? Anche perché sei stato era la seconda volta lo faceva, a 10 al giorno. Io non accetto sportellate, cosa a 10 al giorno. Viene a 300, 300 mi sta bene. 10 all'ora no, come dire, vado con kart, ti tiro la botticina per far girare una persona. Non è bello, non è sportivo, no. Ma quello molto probabilmente anche l'ordine di squadra squadra, perché lui era in lotta per il campionato. E lì mi fece arrabbiare davvero, cioè per c'è adesso. Tu dici quanto ci hai messo a pensare adesso vado dentro, no, ma io le gomme e lo vado a prendere. No, pensare, come fa a pensare a questo? Ero sceso di macchina per rincorrere a piedi, lui era a macchina. Per cui non ci hai pensato subito a farlo? No, perché poi ho messo la prima perché non mi riuscivo a mettere la retromarcia, ho dato la botta del guardrail, sono tornato indietro e poi sono andato a boxe, perché io non c'avevo più la cintura. Sì, calcolai tutto il giro, cintura, cambio gomme, aspettai non so che cosa, altri 5-7 secondi, ma ripartì, ero dietro a lui. Ma ai box Pianta aveva capito cosa avevi in mente di fare? Gli avevi detto? Pianta o no? Penso che sì, però non dice niente. Poi Cantarella si arrabbiò, cioè si arrabbiano tutti. Pianta gli lasciava fare. Sì, si arrabbiò perché è un brutto gesto sportivo o per i danni alla macchina? La macchina andò a fuoco poi, non credo la tua. Per il gesto. Sì, la macchina andò a fuoco. Lui ci fece male al collo. No, ci fu una serie di cose. Sì, ma non c'era ancora il collare. Ma tanti non lo sanno. La gara dopo era con Aimes, era terzo e quarto di lui. Ci chiamarono il direttore di gara e disse mi raccomando ragazzi, no, non c'è problema, uscì a Asch e dissi ora non siamo a 10 all'ora, ora si arriva giù a 330 e io ti do una botta e ti ammazzo, ti butto nell'albero e ti ammazzo, così si fece tutto il rettifilo, fa conto si staccava a 180-200 metri, a 400 metri feci tata, gli dai la botticina, lui levò il gas e andai. Però non l'ho mai accettata dal punto di vista sportivo, sì, lì non c'era sport, cioè è stata veramente una cosa brutta. Sì, perché non puoi dare la botta, si sta facendo il tornantino, mi dà la botticina dietro per farmi girare. Cioè, ti dico, io oggi ho commentato un Norris Ring, per cui 93 l'anno prima, e lui ha fatto una cosa molto simile con Danner, no? Gli ha dato una cannonata al tornantino, e per cui evidentemente... Sai, ma era facile, quando è successo a me con Rosberg e Schneider, li ho fatti volare di là dal guardrail e loro potevano squalificarmi. Pianta organizza, andiamo su con l'aereo, arriviamo, io porto un cartone di vino di quello pregiato, eccetera. Allora i tedeschi in questa stube, pacche sulle spalle, mi perdonano e dice sai cosa ho fatto la gara d'oro? Mi buttati fuori un'altra volta. Vabbè, ci sta assolutamente. Le leggende che faceva gli scherzi ai meccanici, lasciava delle sorprese, sono leggende che tu mi racconti e mi c'è qualcuno mi che non aveva il controllo delle sue funzioni digestive, organiche, che lasciava delle testimonianze sul sedile, non facciamo nome. Non sappiamo di chi stiamo parlando, però mi sembra. No. C'era il suo meccanico e dicevo, Dio, Nano, non farlo stavolta. Ma in che fase della gara? In partenza o dopo? Partenza. Ci sta. Partenza ci sta, perché poi bevi tanto.
sali, cosa, acqua. Aveva più propulsione. Per cui quando c'era un po' di ritardo, la partenza, c'era qualche problema, ce lo facevi più, cominciavi a farlo. Il problema qual era? Quando correvi, cioè partivi, sudavi, che non se ne accorgeva nessuno. Quando invece ti davano 10 minuti di fermo, te scendevi, si vedeva tutto, ti eri fatto la bivizia, si vedeva tutta la piazza, no? Però poi invece quando si correva le 6 ore con la lancia, non in, con la lancia, c'era il cambio, legavo le persone e poi facevo, ti ho fatto la pipì ora, vai. Il lancio vuol dire che lui era curato da, dal dottor quello che Bartoletti. Dava Bartoletti? Bartoletti. Ma insomma era la leggenda che c'erano piloti che non dormivano per 3 giorni dopo lui. Le gare. E la diarrea? Cioè? Le mogli erano contentissime. Scusa, stiamo mangiando ma va bene lo stesso, tu hai già le finito. Le mogli erano contentissime perché questi prodotti, il guaranà, eccetera, attivavano anche altri aspetti. Sì, però ve li davano anche quando eravate in giro. No, io non prendevo niente, lui sì. Tant'è vero che un giorno sono stato la pianta di gli basta, perché tutte le volte che mi vedeva mi centrava. No, lui aveva anche un'alfa. E dava un po', si chiamava sbirulina. Una pasticchina è come prendere 18 caffè tutti insieme. C'è il guaranà, no? Sì. Non è... sì, ma come prendere 18 caffè tutti insieme. Sì. Il guaranà, la sbirulina. L'ho detto due volte, io, una volta passai due macchine insieme a cappottare, un'altra volta c'era una curva partita. E le loro mogli erano quarta, devo fare seconda la curva, feci quinta, sesta, andai dritto. Da lì mi dava la valeriana, due bicchieri di valeriana prima di partire. Per calmarti? E funzionava? Sì. Perché Gabbiani mi raccontò che faceva 3 giorni senza dormire alla fine della gara. Non so se erano quegli anni lì, però parlava della lancia, per cui forse era, non so, no, se... anche dei rally faceva qualche puntura per far stasera. Cioè... Pepe aveva corso con la Beta, aveva fatto Le Mans con Pierluigi Martini. Ma c'era la domanda, Doc, cosa mi sta sparando dentro quando si faceva la punturina, no? Non si chiedeva, no? Ti no, fini, basta. A me non me l'ha fatto. Non c'era niente, adesso noi scherziamo. Era una cosa l'acqua di rosa, non erano... No, non erano droghe vere. Avevano più che altro l'effetto psicologico. No, psicologico no, però erano eccitanti, la sbirulina. Poi nel caso loro aveva un effetto digestivo notevole. E le mogli erano entusiaste di questi prodotti perché si trovavano dei maschioni nel letto alla sera, inaspettati, e capito. Dove l'ho trovato questo qua? Dove l'ho trovato questo qua? Bambole gonfiabili, non ti dico. No, lì sarebbe Cantarella. Lo può raccontare? Non so se me lo può raccontare, non posso raccontare. Posso raccontare, si comprava ma per scherzo. Sì. Poi ci stava dentro il motorhome, entrò dentro Cantarella, che ogni tanto veniva. Impegnato tu, scusi, ingegnere. No, non è che l'ho impegnato. Lui mi ha detto si comprò per scherzo. No, no, questo non è vero. Sì, era impegnato con la barba. Gli aveva regalato la Vigli. Davvero? Sì. Insomma, ci vedo uscì con questa bambola, Cantarella subito arrabbiato. Cioè. Questa non è l'immagine che dobbiamo dare. La bambola gonfiabile. Germania, no, va benissimo. Due Nicola, siete sempre andati d'accordo? Consultati sempre? Sì, avevano una società insieme anche. Beh, questo non vuol dire andare d'accordo, eh. Cioè, si può anche avere la società insieme e non andare d'accordo. Invece... Anche perché Nicola faceva tutto quello che gli diceva lui. Sono stati anni indimenticabili, anche perché, vedi, siamo andati a casa dei detentori delle tecnologie più avanzate, la Mercedes con la BS. Siamo andati a casa di quelli che ci consideravano molto poco. Abbiamo scaricato una macchina che era da rally all'inizio, un'evoluzione della 155 GTA che Limone aveva adattato al regolamento tedesco, con un pilota senza un braccio, un altro senza cervello. Scaricato la macchina abbiamo vinto tutto. Nicola, quando è andato al Lumbic, ha fatto 8 giri con la 164 stradale, poi è andato su, ha vinto. Questo qui quando pioveva non ce n'era per nessuno. La squadra girava intorno a lui, Tomaini, eccetera, perché... E soprattutto c'era una discrasia, una dicotomia tra Milano e Torino, perché erano stati avversari fino al giorno prima. Lui ti ha detto prima che i gruppi venivano allestiti a Torino e venivano montati poi a Milano. E non era facile creare empatia tra le due culture. Quelli là si sentivano i portatori, certo, della verità, dei valori maggiori. E qui invece venivano da anni diversi. Formula 1 che non era andato bene, era passato troppo tempo dal GTAM e dal GTA.
e invece in via Danta 7, io abitavo lì a 200 metri, hanno messo insieme una squadra strepitosa, grazie a Giorgio Pianta che aveva un amore sconfinato per l'automobile e per il mondo delle corse. Per esempio nella scelta dei piloti, perché non erano piloti da mercato, lui era fuori mercato in quel momento lì. Gli ha messo in mano la 75 che era ancora più difficile da guidare della, del DTM. Non c'aveva il servosterzo. Non c'aveva il servosterzo, eccetera, no? E poi ha fatto la genialata, ha preso me che gli insegnavo tutti questi scemi qui, no, come si deve girare, eccetera. Hai fatto scuola, ma giustamente ci voleva qualcuno. Come, come è maturato invece poi il tuo passaggio alla Mercedes? Era finita? Si metteva al DTM, per cui... Racconta, senti... quella di Aida. No, io avevo il contratto come tutti per 2 anni. Io so quando siamo andati a correre a Suzuka. No, a provare le macchine Aida. Siamo Aida, andati a Aida. Sì, Aida, d'accordo, si è provata, ma non si correva a Suzuka. Si doveva, sì, ma tu sei tornato con Auk. Ti sei fatto cambiare il posto da Suzuka. Da Suzuka. Quando tornavo sapevo che finiva il campionato, cioè perché si ritirava all'Alfa e quindi mi misi accanto a Auk, cambiai posto, andai in prima classe, spesi. Però risultò bene, mi misi lì, voi che fate l'anno prossimo, si fa il GT, che ne pensi? Ci parlò, poi andai a trovarli lì a Stoccarda. Com'era quella macchina? Ci parlò, ma è bello da guidare, molto bello, molto bello. E che l'hanno messo con Ludwig? E lì mi presero, la Fiat non lo sapeva, quindi mi pagò per forza. Che c'era il contratto, però non sapeva, quindi quegli altri furono liquidati abbastanza. C'erano 4 avvocati davanti. E lui dice, ma io piccino nel fuoco una mano. Cioè, mi pagarono la settimana dopo sull'autosplit, Nannini corre per la Mercedes. Secondo me se lo ricordano ancora. Eh sì, come si ricordano che, non so cosa è successo, se hai voglia se lo dici, quando dovevi passare in Ferrari e poi invece hai detto no. È storia vecchia. Mi ha chiesto soldi indietro. No, non è vero. Di la verità. No, quello non è vero. No. Io mi arrabbiai perché non mi avvertì. L'avvocato Cesare. Pede, sì, vabbè, mi sono contratto lì che era da ridere. Cioè non potevo fare niente, cioè bloccato, non potevo, posso dire. Sto da fare ginnastica. No, se c'è l'ordine da me. Qui corri per la Ferrari, motori potevano dare, a quel tempo davano motori, potevano mettermi anche a correre per la Minardi con motori Ferrari. Io ero Gian Beneto e più che altro non mi disse Cesare Fiorio, che sono amici perché io correvo da tanti anni lì, non mi disse che avevano scelto già Alesi per un problema di mercato di vendita in Francia, perché lui era italo-francese, cioè nato in Sicilia però era francese. Ah, ecco. E quindi mi arrabbia per quello e allora rifeci la giornalata, il coso e rimasi bene. Poi vabbè, mi successe l'incidente, l'elicottero, finì lì, però ci fu tutta la giornata come se avessi rifiutato. Sono loro che avevano, si erano comportati fatto male, un modo di... si erano comportati abbastanza male. In Formula 1 queste cose, perché loro fanno come le pare perché si chiamano Ferrari, Formula 1 non ti può permettere di arrivare, e Cristino, quello di piccolino, non è che ti manda a casa, ti manda... Ma loro un po' diversi con te da tutti gli altri con cui hai avuto modo, con cui hai avuto a che fare in Formula 1, cioè Ferrari comunque diversa o era così? O è così? Era c'era Cesare quegli anni. Non l'ho provata per Ferrari, per cui l'ambiente Ferrari non l'ho vissuto. Non l'hai vissuto. Per cui non posso dire. Però di sicuro che lo sapevo perché poi ci si conosceva meccanici. La passione ce l'avevano, tutti i meccanici lavoravano, anche perché se non c'è passione non è che fai le nottate per mettere a posto le macchine quando certo. Si rompe. Ci vuole passione, perché sennò fisicamente proprio, ma dal meccanico a tutti non c'è, cioè c'è fa male. Quello che posso dire, per esempio, Minardi ci ho vissuto bene, sono stato bene come ambiente, come con l'Alfa. Mi ha preso, mi ha tirato un po' su, anche Minardi. Io devo dire grazie a tante persone, perché poi non è che arrivi così a casa, arrivi grazie a quello, a quello, a quell'altro. Poi allora, cioè, correndo anche, no, correndo fuori, anche fuori, per la Lancia, comunque... quando ti metto con Bob Wolwick, Patrese, comunque gente che ha più esperienza di te, qui impari piano piano quello che ti manca, no? Poi devi capire, studiare, come tutte le cose.
Per cui io ero una persona che non studiavo, ho fatto come fare. Tanto per essere. Però sai, comunque, lui aiutato sì, però quando vai così forte, cioè alla fine ti aiuti. Lui si è sempre, vedi, innanzitutto ha sempre seguito le sue strade. Non, se, non ha mai fatto della no, politica di basso tutti, livello. Però ascoltavo tutti e poi decidevo. E poi si è fatto voler bene da tutti, capito? Il suo problema è che... Il suo problema è? Che non ha dimestichezza col popolo femminile, lui... No, non c'ha, i suoi, c'ha le sue, no? Invece so, ha tanto da imparare anche lì da te, oltre ho cercato di aiutarlo, cioè, certo, c'è una problema. Malattia, come Michael Douglas. Ma poi piloti donne è normale, cioè ognuno di voi... Ha avuto delle storie. Scusa, ti ho messo dentro una categoria piloti, non so se hai notato. Sì, sì. Sì, ma guarda che ti hanno detto io il primo anno. Se tu mi allunghi una mancia, mi sa che ti ho messo dentro nel mondo dei piloti. Ah, ho capito. Però ci sta. Dei piloti di Formula 1 con i quali hai corso, qual è stato quello più... Per l'ultimo anno tu con Piquet hai avuto... Con Piquet e quello che mi ha insegnato un po' di più, ho imparato di più. Si scherzava, si rideva, però era molto serio sulla messa a punto della macchina. E lui ho imparato molto, devo dire, da Nelson. Poi si scherzava, poi quell'anno lì c'aveva quattro donne, erano cinte, e due l'hanno fatto e due l'hanno tirato via. Lui c'ha 11 figli. Se vado da Nelson gli faccio, ma Nelson, ma scusa, perché devi mettere cinte tutte queste donne? E mi fa, a me mi piacciono figli. Cosa gli rispondi? Uno ti dice, a me mi piacciono figli. Fai bene a farlo. Falle, certo. Però le polpettine maestro, professionista polpettine. No, scusa, l'ho fatto io, adesso dai merito a lui. No, vabbè, fatto bene. Senti, ma tu prima che arrivasse lui hai fatto quel paragone, la proprietà transitiva delle vittorie, siccome lui ha battuto Senna e tu hai battuto lui, no, a parte che non so quando l'hai battuto, quando se lui era in pista. Quando no. La gente si chiede chi è il più grande di tutti i tempi, sono io. Tu? Lui ha battuto Senna a Suzuka, io ho battuto lui al Moto Show in un giro, e allora per la proprietà transitiva io sono il più grande di tutti. Più bella quella vittoria lì o più bello, cioè cosa ti è rimasto di più? O, altri podi o altre gare. Ma sai quando dovevamo fare il Giro d'Italia insieme? No. Ma sai questa? Sì. Ho fatto fare la macchina apposta. Ma poi l'aveste fatto? Non l'avete fatto? No, non l'hanno fatto. Ah. Con la Mitsubishi lui doveva fare il rally, io dovevo fare la pista. Io ero andato a Caprivare. Aspetta. Ma mi ricordo come dicevi, si stava allenando. Siamo andati a provare, siamo andati al casino, eccetera. La sua navigatrice a un certo momento mi ha telefonato e mi ha detto io scendo dalla macchina con quel deficiente qua. No, mi ricordo che avete fatto una gara col Maserati o col Ferrari? Sì, abbiamo vinto. Col Ferrari in Spagna? Col Ferrari abbiamo vinto l'Europeo e col Maserati abbiamo corso a... Che cazzo abbiamo corso in Spagna? Non in Portogallo. Portogallo, Spagna, ma si è fatto anche Valle Lunga, si chiede di essere un campione, non mi ricordo il campione. Tu sei la più bella che ha fatto, quando mi ha centrato la macchina, la mia. Ha fatto bene? Arrivato a tornata Z, tu. Mi ha fatto bene, no? Con la Ginetta. La Ginetta? La mia tete, non c'eri te dentro, c'era avanti. Non ero io, era quello davanti con la mia macchina, Perlini, nel centrato. Vabbè, ma non si può andare a correre, mi dà la Ginetta. Provi 10 minuti, perché alla fine c'erano queste prove, 10 minuti. E ti avevo insegnato tutto, niente, non stai attento in classe. Mai stato attento. Non stai attento. Come il podio più bello qual è stato? Quello, il podio che... Ma quello che mi è piaciuto di più, per esempio, è che Adelaide sul bagnato, secondo, e arrivai dietro Buzzo. Quell'anno lì che poi Suzuka vinse e ci fu la squalifica. A parte vincevo uguale, bastava che mi dicessero da boxe, avevo 50 secondi, io andavo 5 secondi più piano, no? E a quel tempo vinceva sempre McLaren con Senna e Prost. Ma davano un giro, cioè con motori Porsche, davano un giro. Quell'anno mi sembra arrivare nel campionato del mondo, arrivare terzo o quarto, ma i primi due no, cioè non c'era niente. Inavvicinabili. Sì, si dice tanto della di adesso. Nuove gare. Sì, si dice tanto della Formula di adesso, là, però all'epoca lì, giustamente. No, lì davano un giro proprio. Cioè, dominavano. Ha vinto tutto loro. Ambito. Però ciò non toglie che quando accendevano quei motori lì era una cosa.
quando accendono quelle di adesso, io non lo so, è il futuro lì, poi so che tu adori le vetture elettriche, non so tu Alessandro se sei un appassionato di vetture elettriche. Uno che va sulla macchina elettrica ha dei problemi in famiglia. Ma può darsi che loro facciano questo, sembra quasi il futuro. Si parla di fare il DTM elettrico adesso. Io non so, ma io non so cosa ne pensate voi, per me è follia. È una delle gare più belle che ho fatto io, elettrico. Ma devono levare tutte quelle appendici aerodinamiche lì, mettere delle gomme uguali per tutti, piccole, e vedere chi guida. E poi non ci vogliono, ogni tanto bisogna che si ammazzi qualcuno, sennò è come fare quel video. Questo non è, non è... Ma non è vero invece. No, scusa, sennò sarebbero tutti capaci. Che si ammazzi, lo so, Gianni, però quello è che si ammazzi, però questo regolamento, secondo me, ma tu non puoi uscire di si deve ammazzare qualcuno, però oggigiorno c'è una sicurezza rispetto a quella che avevamo noi. Molto più alto. Sì. Ora che non si possa neanche dare una piccola rotata e pigliano $30,000 di multa, 10 secondi di penalità. No, cioè, qui ha ragione Leclerc, ha ragione tante persone. Quindi un po' di rotata, un po' di spettacolo ci deve essere. Lui sta parlando di questo, però poi non è che ci deve essere il morto, però l'incidente, la toccata, ecco. Cioè la gente ci va anche per vedere, curve, anche per vedere uno come entra, che entra e. Ormai a volte c'erano le curve, tirano indietro, adesso scarico. No? Se non ce la fa per bene, mi becco 30 secondi, vedi? È tutto il discorso studiato lì al tavolino. Cioè, adesso non è più molta neanche, scarichi, sei marci, ne ricarichi 6, ne scarichi 5, ne ricarichi 6, ma sei marci. No, adesso la cosa più divertente è il costing, no? Quando fanno fuel saving, giusto? E devono fare. Poi il commento di Sky ti passa la voglia di guardare la televisione. No, però secondo me è la formula purtroppo che ha. Che ha delle grosse lacune. Per adesso la Formula E, per esempio, quella della batteria, che si parlava prima, non so come andrà in futuro. Per adesso non sono gare di Formula 1 perché sono gare di endurance. Vedete, devi risparmiare l'elettricità, quindi un po', cioè, la parte elettrica, devi risparmiare un po' le gomme, perché se tiri troppo forte alla fine poi non c'è la batteria, per cui... Sì, però Alessandro, cioè, voglio dire, sì, basta, però non ci arriveranno, motosport, piano piano ci arriveranno, però non senti più il rumore, cioè il rumore, insomma, alla fine diventano più belle le gare storiche in salita. Sì. Cioè. Assolutamente sì, oppure le moto continuano a mantenere, secondo me, un fascino, un appeal immutato, no? Perché la moto... degli amici guardano, le moto sono lì fisse, le macchine, sì, mi piacciono, però lo stesso io guardo la partenza, quello lo facevo anche prima comunque, cioè guardo la partenza, 2 o 3 giri, poi mi guardo un film e poi rientro a guardare però... un'altra pubblicità, rientro a guardare un attimino come va, come non va, a parte... proprio di natura, da noi si dice o gioco o do noia, come per dire, vedere non mi piace. Certo. Viene usato per le donne questo ragionamento, però è uguale per la forma. Quindi se io non guido, non mi devo divertire, non mi diverto a guardare. Non ti ho chiesto cosa ne pensi della dichiarazione di Camilleri di settimana questa, no? Che ha detto Verstappen mai in Ferrari. Io ti chiedo, cioè... è normale, è vero che Verstappen io sono più interessato alla moglie di Camilleri, non so, ma quello ne parliamo dopo, di donne se vuoi apriamo parentesi, no, a parte sul piano educativo, però hai poco da insegnare agli amici che ti stanno ascoltando sulle donne. Invece sulla dichiarazione di Camilleri, allora metti che Leclerc l'anno prossimo va in Mercedes, che Vettel smette, questo ha detto no, io non piglierò mai, è vero che Verstappen ha attaccato la Ferrari, ha detto siamo appena hanno già fermato. Ascolta, secondo te Verstappen 2020 hanno già fermato? No, però per dirti, tutto può succedere, no, in questo mondo, può succedere... Sì, ma secondo te Verstappen si è sognato di dire una cosa così? Lascia stare se è vero o no, per carità. Io non lo so se è vero, però Verstappen non se l'è sognato di dirlo, evidentemente. Evidentemente nel suo ambiente bollivano questi fagioli. Ne ha sentito parlare, poi lui non ha filtro tra il cervello e la lingua. Poi io non ho opinioni, sarei stupido a dire la Ferrari, no. Io ho una grande ammirazione per il vecchio Ferrari... Però Gianni, la mia domanda era diversa. Il discorso è Camilleri, che secondo me non ha neanche una grandissima esperienza. Sì. No, stai guardando qualche figa perché continui a girarti, non mi ascolti, mi guardi. Sì, roba stagionata, però. Però può interessare, anzi. Se hanno il pelo sono le mie. Beh, no, molto interessare questa qua. C'è già il cat. Ti dirò, anche la signora più anziana dietro, io non. No, non è il caso. Tua moglie. Scusa, stavo facendo una domanda. Ma come fai a dire, sapendo che Verstappen è probabilmente
il talento più non so, così, la sensazione mi sembra il talento migliore che c'è in Formula 1. Leclerc, non lo so, probabilmente anche lui. A me piace molto. Ma come fai a precluderti, no? Un futuro coinvolgimento, una ma futura. Perché non tacciono, scusa, uno dei problemi. Questo qui che sembra fra Bonaventura lì, no? È sempre lì a parlare. Ma vai a vedere cosa fanno le macchine. Non c'è bisogno ma che tu dici questo Binotto o. Binotto, dicono lì che sembra. Cosa? Ma cosa vanno a parlare a fare? Fate le macchine. Come no? Qualcosa dovrà anche sì, dire. Ma sono sempre lì a dare delle spiegazioni che sono democristiane, l'acqua è bagnata, la mamma vuol bene, il sole scalda, quando è mal di denti non è bello. Dicessero delle cose, è più brillante Toto Wolff, per esempio. No? Assolutamente sì. E poi cosa vai a studiare un pilota? Non fa parte dei nostri programmi, basta. Sì, ma puoi anche non dirlo, perché se domani c'è un cambiamento dovuto al destino, tu sai cosa vuol dire il destino, cazzo, il destino cambia le vite, no? Certo. Pensa cosa può succedere, questo dice no, io te non ti vorrò mai, se sei costretto a prenderlo che figura di merda ci fai, secondo me? Cioè io una roba che non avrei detto, non lo voglio pigliare, non lo dico, no? Ma non dico, io non lo piglierò mai. Più che altro crei delle gelosie interne e anche psicologicamente danneggi alcune persone, infine. Quindi sono gratuite, cioè sono uscite gratuite. Però Verstappen, che Verstappen è forte, io non direi Verstappen. Io non lo pensavo super intelligente, a me la sensazione che dà, io non lo conosco non purtroppo. È, no? Non credo che sia. Però Gianni, nell'ultimo Gran Premio, una sua comunicazione col box, forse ne abbiamo parlato in trasmissione, quando lui ha detto ai suoi uomini. La Ferrari ha fatto il pit stop doppio uno dietro l'altro perché mi ho sentito i rumori. Sentito, Io me quella roba lì mi ha lasciato perplesso perché è uno che. Ascolta, ma è un ragazzo disinibito. Che però riesce. Non così tonto come sembrava. No, ferma. Se tu avessi conosciuto il papà era esattamente come lui, meno talento di guida evidentemente. Questo ragazzo qui oggi. In persona. Ma come lui in che senso? Nel senso che. Beh, era esagerato all'inizio. Io ci ho corso insieme a Beamonte. Il discorso è questo, Verstappen, ma ce ne sono tanti di ragazzini che oggi vanno forte lì dentro. Dipende da come sono trattati, dalle occasioni che hanno. Io credo che in Toro Rosso ci sia una grande volontà di primato. Non fanno politica, fa politica uno solo che è Marco, la fa come vuole lui. Discutibile, non lo so, non mi permetto, però i risultati si vedono, anche la Toro Rosso sta venendo a galla e i piloti, tranne Kubica, mi dispiace, ma che va forte tutti adesso, non so se sono stupito dell'operazione Williams, anche perché mi torna difficile pensare che ci siano limiti economici, essendo Frank Williams uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, però oggi la formula a livello di guida è entusiasmante. Non ci piacciono i circuiti che banalizzano la guida, perché quando tu esci e vai sull'asfalto e rientri dall'altra parte, non c'è. E poi qualcuno ha detto, mi pare Villeneuve, che questo eccesso di simulatore, che è un videogioco alla fine, fa sì che tu fai le curve che hai già fatto per tutta la settimana. Quindi il senso del pericolo esiste sempre, ci mancherebbe, però è attenuato da ripetere continuamente lo stesso gesto. Quella curva lì la fai quando facevano Spa loro con Formula 1, ragazzi. Adesso non è che vanno piano, perché le macchine vanno fortissimo, però. Però si è schiacciato giù, hai capito? E poi quando hai un incidente, fai un bel testacoda e. No, testacoda non se ne fanno più. E se lo fanno senti il rumore delle gomme che stridono, perché il rumore della macchina non c'è. Per io cui. Che sono stato il più grande di tutti, se avessi un volante di quelli lì in mano diventerei matto. Con i guanti non riesco a cosa. Tu pensa a girare tutti i manettini con i guanti. Se lo impari Gianni, come in tutti i lavori impari. Sì, ma sono ragazzi che sono programmati, anche perché arrivano in Formula 1 a 6 anni erano sui go-kart. Io una cosa che non so, chiedo a voi cosa ne pensate, ma quanto sento dire il pilota datemi più potenza, dico vabbè, ma che
Ma cosa vuol dire? Cioè non dovrebbe essere una macchina? No, significa ingrassare un po' la benzina, però poi non ho capito, ma è una roba folle, Alessandro, no? Secondo me, cioè che dal box decidono se ti do più motore o ti do meno motore. Lo potevano fare anche con noi con la telemetria, ingrassare. Si poteva fare. Guarda che una volta lo facevano addirittura nei box. Secco, quando era bilaterale. Quindi quando ti chiedono potenza, il discorso di ingrassare o dimagrire la benzina. Quindi, e lì dipende quanta benzina hai per arrivare in fondo alla gara. Facciamoci una domanda. La Formula 1 è la celebrazione, la massima espressione dell'agonismo automobilistico. Ecco, anche in questo, come, scusa Gianni, dimmi. Anche in questo, come dicevo, la parte elettrica, è quasi un sistema come fare endurance per risparmiare alcune cose. Perché per me le macchine da corsa vere devi tirarle al massimo, non si devono trattarle male, non si devono rompere. Questo, e quindi andare sempre al 100% non si devono rompere. Questo per me. Giusto. Se giusto, poi devi giusto. Cominciare a dare un filo di gas a 50 metri prima della staccata per risparmiare un po' la benzina, non sono più gare di Formula 1, sono gare di endurance. Poi che ci sia un regolamento che abbassa dal punto di vista della velocità, perché ti faccio un esempio, se si fosse ancora 25-30 anni fa, quando c'erano le minigonne, e c'era 1200, la BMW c'era 1200 cavalli col turbo, 4 cilindri, in questo momento giravi 30 secondi più basso nei circuiti che si fanno ancora, però il pilota non ce la faceva più fisicamente, c'era troppa forza G, cioè fisicamente non ce la facevi più. Ho capito, però Alessandro, hai visto quest'anno delle gare 10 secondi più lenti al giro, ecco, rispetto alle qualifiche, ecco, ti ricordi, ecco. Non è che la cittadina, guarda che la percezione che abbiamo è una roba che non sta in cielo né in terra, giravano tutti uno in coda, sembravamo noi, guarda, no, che la percezione con che abbiamo della Formula 1 è molto più debole. Intanto perché la velocità su strada non è più un bene fruibile, nell'automobile oggi ci serve solo per andare a trovare l'amorosa, i giovani di adesso non ne frega niente, noi stavamo lì, io mettevo lo scotch sul volante per fare la cosa, oppure levavamo i coprimozzi per sportivizzare la macchina. Adesso non lo puoi fare. Oggi, e poi lo spettatore da casa non capisce cosa stanno guidando quei ragazzi lì, hanno 10 motori dietro la schiena, e la radio, e i manettini, e il consumo, e il freno elettrico che deve ricaricare, ma tu sei matto. Gianni, però questi invece di andare a donne, questi sono sempre sul simulatore a farsi sbattere. Devo dirti invece, lavorando con i concessionari moto, sta tornando nei 14 anni la voglia del motorino per cucchiare, no? Quello che ti porta a limonare davanti, per cui quello è un bel segnale secondo me. E forse i ragazzi iniziano un po' più tardi, da quello che ho visto. Però rispetto mi a sembra noi di capire che hanno troppe cose come mercato. Sto parlando di giochini, di cose. Sì. Tu ci sapeva due o tre giochini, poi alla fine facevi, qualcosa devi fare. Ora hanno un po' troppi giochi e quindi stanno lì, ma ci passano le ore. E questo sto parlando anche di mio figlio, cioè. D'accordo, giocare un'ora e mezzo, due col computer, passarci 5-6 ore. C'è forse meno voglia di stare insieme e di vedersi, noi non vedevamo l'ora di scappare per vedere gli amici, no? Sì. Loro si collegano con la PlayStation e parlano da casa con un altro, poi è cambiato un pochino. Però la sensazione è che ci sia un ritorno a quel desiderio lì. Una volta tu compravi un Audi, compravi una Mercedes, compravi tecnologia. Compravi il gusto di guidare un Audi RS, no? Con un motore sviluppato a Ingolstadt. Adesso il futuro è, non ci siamo resi conto, è comprare un Audi con un motore da lavatrice fatto in Cina, con, per carità, tecnologia avanzatissima, ma non è più il piacere di comprare un Alfa Romeo, il piacere di comprare una vettura, un marchio perché ha delle caratteristiche. Il discorso di risparmio economico, come terai, una fabbrica fa terai per 4-5 marchi, so, però, poi sopra ci mettono l'itraiatura. Anche le donne di adesso, quando le svesti, non vedi che roba che c'è lì. È come la me non capita. Sembra delle ostriche senza il guscio. Ecco, non come la sua bambola. No, la bambola era bellina. No, però adesso per tornare ai gusci, sono dei gusci, poi mi date l'adesivo, metto Audi, metto, non lo so. Io sono come molto le stoccare in America, hanno il telaio, per questo costano poco, hanno ancora freni a disco
di una volta, cioè di una volta. Ce l'ho, l'hai vista la mia. E sopra li mettono la carrozzeria che vogliono, cioè, quindi che sia la Chevrolet, che sia la Ford, che sia... Sì, però hanno 10-12 telai, per ogni pista c'è un telaio diverso. Sì, però è il telaio per tutti, cioè hanno un telaio per tutti. Tu l'hai guidato a Dubai, no? Provata, c'hanno quattro marce, non mi è piaciuta tantissimo perché ero abituato un po' al DTM, era più, io ho corso, più performante. A me è piaciuta molto invece. È piaciuta? Molto. A voi non manca un po' una figura come Briatore in Formula 1? A me no, a lui sì. Ma perché sta sulle palle, però io dico, lascia prescindere dalla simpatia personale. No, Flavio, se devo essere sincero, è arrivato lì, non sapeva niente di Formula 1. È un fenomeno. Comunque sì, ha tirato su il team, l'ha fatto guadagnare, quindi stava bravissimo. Ha dimostrato, cioè, coi fatti, ragazzi. Se tu leggi, c'è un libro che hanno scritto su di lui, se è tutto vero quello che c'è scritto. Questo è partito da Cuneo, non ha chiesto niente a nessuno, si è fatto la sua strada nella vita. Poi, non so neanche se è discutibile o no, però applausi. Ogni tanto mi prendeva in giro, no? Perché non è possibile, perché alla quarta, quinta gara mi faceva, a che ora sono le prove libere? Io facevo, Flavio, sono sempre allo stesso orario. Non cambia. Tu poi nel 96 hai guidato la Benetton? 94. 94? Ero passati già 3 anni, 4, e il problema che c'avevo, perché lo sterzo era il servosterzo, c'avevo l'up and down a sinistra, per cui feci una giornata. E a quel tempo ci correva l'ESI a Benetton e io prendevo 2 decimi nel misto, nel 7-8 curve dall'ESI. Poi in 3 curve veloci sentivo la macchina ci stava, ma la testa mi diceva di non accelerare. Prendevo un secondo e 8 in 3 curve. Quello era un problema di testa che non c'ero più abituato, dovevo fare. E la testa mesi. Non è un problema, con la testa che hai tu che prima. Appunto, non c'avevo problemi, infatti era normale così. Ma tu comunque ci pensavi a tornare, tu ci credevi riuscire a tornare? Io ci credevo, poi c'era anche un problema, monti una persona che ha avuto un incidente, cosa, la mano, su Formula 1 succede qualche altra cosa, lo sponsor, cosa, quindi diventa pubblicità negativa, non diventa, c'è da pensare anche a loro, giustamente, dal punto di vista del marketing diventa... Ma tu come giudichi il ritorno di Robert a questo punto, sulla base di chi è Robert? Kubica. Kubica, non lo so, credo che sia l'ultimo anno che fa. Sì. Lui, non lo so, c'ha il braccio, però io non credo sia un problema di braccio, perché l'ho visto il problema di braccio, però non lo so, perché prima andava forte anche il Formula 1. Nerelli non se ne parla nemmeno, andava anche troppo forte, cioè gli mancava la testa, era 5 minuti avanti ti distrugge la macchina. Poi cioè, tu dici, con una gli macchina, manca una prova. Le macchine adesso secondo te sono più facili di quelle che vi davate voi, o no? Sì, in generale, sia Nerelli che pista. Cioè, per cui forse con questo tipo di vettura è stata una scommessa che lui è riuscito a vincere. Quindi lui sì, credo che abbia voluto veramente fare per questo l'apprezzo, no? Sì, perché... sì, no, io l'apprezzo, ho fatto la scommessa, vabbè. Io ricordo quando Riccardo Ceccarelli disse, Robert, dimenticatelo perché basta. Lui lì ruppe, credo, un'amicizia con Riccardo, poi non so se si sono riavvicinati, però loro vivevano veramente molto insieme. Vedi, anche a me mi dicevano tutti, dottori, scorda, però io per dire i tendini me li facevo prendere, che mi serviva i tendini, della gamba sinistra. Mi volevano togliere un pezzettino di pollice dal destro per fare il pezzettino per pizzicare, per prendere qualcosa, no? E sennò non mi entra nel volante la mano, per cui ascolta, cioè, io ragionavo e correvo, che sarei tornato a correre. Pezzo per la testa, poi nessuno ci credeva. L'altro pezzo è come con Nelson, quando è successo delle gambe, era io ci metto le gambe, te ci metti le mani, il problema è chi ci mette la testa. Ecco, allora sai che c'era quella pubblicità, il metano ti con dà Zermiani, una mano, con Zermiani, sì. Ci fu un'intervista con Miao, io lo chiamo Miao, insomma. Il metano ti dà una mano. Sì, poi vicino a casa mia a Berriguardo si nascevano i funghi, le manine, si chiamano le manine. Ma lì se tu puoi trovare le manine le trovi lì. Mi sembra di capire che siete divertiti molto in Germania, quei 3-4 anni, 5, quanti ne avete fatti insieme? Attento, la parola divertimento vale adesso, allora era un impegno con grosse soddisfazioni,
nel mio caso la cosa più bella era esserci, perché partire davanti a 300.000 spettatori, lascia stare se la macchina era più o meno competitiva, però esserci voleva dire dimostrare di sapere stare in mezzo, perché non è così facile. A volte, qualunque siano le tue capacità, le tue doti, stare dietro non è così facile come pensa la gente, anche perché poi ti arriva il compagno di squadra e tu devi spostare, arrivare le macchine rosse stavo da una parte, arrivano quelle grigie stavo dall'altra. No, dai, tu sei sempre, io ti vedo, ti guardavo lì nelle gare, sei sempre stato corretto con tutti, chiaro, spesso arrivavano prima loro, per cui davi prima spazio a loro, però. Beh, però vedi, ti devo dire, il ritorno di questi viaggi in Germania, io pianto, eccetera, lui, sai il godimento di aver fatto bella figura. E poi non c'erano invidie, non c'erano gelosie, c'erano tutti torelli pronti a lanciarsi nella direzione giusta, però non c'era politica debole, anche quelli meno, diciamo, meno capaci. Non in tutti i casi, però praticamente in parecchi casi sarà come fratelli, cioè se te mi picchi il mio fratello vengo da te e ti picchi, no, la moglie, capito? La, cioè, moglie? La moglie era sua, era mia, vedi? Era parte della sua squadra, io ho mai stato sposato, era un fringe benefit della tu sei sposato due volte invece, la fidanzata, è uguale a fidanzata, cosa c'è contro quelli che si sposano? Però ce n'era uno che mi stava sulle palle o no? Ci sarà stato uno che però non riusciva a te? Sì, Butiero. No, se me lo dici ora, no. No, a parte Asci si comportava male. Asci stava sulle palle. Si comportava male. A me quando uno si comporta male me lo ricordo a vita. Se si comporta male lì, si comporta male nel lavoro, nei contratti, nelle cose, non rispetta determinate cose della vita. Che io credo molto di più nel rispetto della vita che in un contratto fatto da 12 avvocati. Poi era, cioè, per me conta più una parola, conta, cioè, Franco. Beh, penso era tutta gente straordinaria, Norbert Auk, quella Aufreg Delenghe, che poi ci si incontrava la sera, si rideva, cioè, no, si a una certa ora del sabato si aprivano i box, c'erano le porchette, il pubblico veniva, le porchette da mangiare, sì. E non lo so, però le porchette da mangiare, c'erano delle bellissime donne che non guastano, no? La formula del motorsport è quello che adesso non so. Era il motorsport. E poi al di là del suo episodio Asci, eccetera, oggi io vedo il TCR, si buttano fuori la cavolo di cane. Lì non c'erano le volontà avverse Fonte Eusebio che si confrontavano, ma non c'era lo squallore della botta data male. Magari c'era la botta eccessiva per un eccesso di agonismo. Però erano gare maschie, gare anche da dietro, perché tu devi fare, c'erano, se ti ricordi lo Zingaro, il principe Zingaro con la Mustang Rook, e poi i due gemelli con l'altra Mustang bianca, Strice con la... Poi tu da dietro li vedevi tutti, questa è la tua fortuna, cioè tu è... Questa è bellina, devo dire. Questa è bellina. Hai dato lo scemo da Siena. No, questa è bellina. Quello da dietro, vedendoli tutti, puoi dare... Guarda, tu hai una visuale totale. Io guidavo un 2000 ed ero davanti a tutti. Sei l'unico che ha una visuale totale. Guarda che io guidavo un 2000 ed ero davanti a tutti. Sono ancora più coltello, meglio che lo toglia, perché... Complimenti, questa è bellissima. Fine, carina. Quanto ho dovuto subire, tu non sai cosa me ne ha fatte, per cui è normale. Praticamente ti piace Leclerc più di Verstappen? Sai che avrei detto? Come guida? Come guida, come testa anche, perché sì, non ha sbagliato. Francesino però, Leclerc, no? Sì, ma comunque a me piace personalmente. Poi un po' a pelle, perché poi non lo conosco né lui né l'altro. Comunque sono tutti e due, sono bravi e vengono da kart, tutti e due correvano insieme, si davano le tarde. Santa, sì, non si sopportano, erano, per cui. Diciamo sono i primi due del futuro, cioè così a sensazione. Poi a me personalmente, anche per un problema Ferrari, perché comunque sia, anche se non ci sono stato, comunque tifo Ferrari come tutta l'Italia fondamentalmente. Se fossi stato Vettel ti saresti ritirato quest'anno? Perché? Vettel? Chiedo, perché c'era non lo so, il contratto. A inizio contratto. Campionato c'erano voci di lui, aveva detto, forse aveva capito che
buttava male con Leclerc. No, poi dopo ora, si è ripreso un pochino. La squadra, sì, però ha avuto anche un periodo, diciamo, di perché quando il compagno di squadra vede che l'altro va forte, incomincia a stare simpatico ai meccanici, agli ingegneri, al pubblico, allora un po' di problemi psicologici gli vengono, infatti ha fatto tanti errori quest'anno, per essere uno che ha vinto tanti mondiali, per cui cioè su errori potevo fare io quando avevo vinto mondiali, ma uno ha vinto mondiali di testa deve essere mica a posto, e invece è andato via di testa per 3 o 4 mesi, poi da ultime due gare insomma, si è ripreso. E ora vedremo l'anno prossimo come va. C'è uno che va forte come lui e però secondo te che la vuole dimostrare. Prestazione pura, Vettel vale Leclerc in questo momento? Come prestazione per me, pura sulla pole position, Leclerc ci mette un qualche consiglio. Cioè dipende più da quanti ragni ha nella testa, ragazzi. È più cattivo. Tu mi insegni testa. Che quando comincia a prendere, arrivano i ragni e si sdraiano nella testa. Allora, secondo me Vettel non ha niente da imparare da nessuno. Sì, anche no, quello no, nessuno ha fatto niente. Però sai, hai tre figli? Quanti figli ha? Tre? Ne ha fatto il terzo adesso? È quello, però no, ha detto no. Bene lui. No, quando sei lì spingi. Quando hai il compagno di squadra, tu ti sei abituato a dare un secondo. Quando il compagno di squadra ti dà due decimi, comincia a dire da dove arriva questo qua. Allora poi vedi, nel meccanico che gli pulisce lo specchietto, vedi dei significati che poi invece non ci sono. Qualcosa che ride, cioè, e allora ti comincia un po' di gelosia, e lì è tutte cose che, logico, c'è cioè uno che gli dai mezzo secondo per fare la seconda guida, tutto tranquillo, no? Sì. Anzi, cioè, lo vai a aiutare e gli dai consigli. Però non so, voi vedete. Ora non so come farà la Ferrari a gestirli tutti e due l'anno prossimo, questo perché non è semplice, anche questo. Cioè, però gli avversari dicono meglio avere il problema della Ferrari che avere due che non arrivano mai che non arrivano mai davanti, per cui c'è sempre un rovescio. D'accordo, perché lottano anche per esempio per l'inglese è molto più importante il mondiale marche che il mondiale piloti, per noi è più importante il mondiale piloti, però lì spero che si mettano d'accordo lasciando il libero le prime 3-4 gare, poi se vedi che è davanti quello vai, cioè, sì. E lì lo possono fare perché se l'ordine su ordine, perché non è che c'è solo Leclerc e Verstappen, cioè qui c'è un discorso di investimenti, di soldi, di cose, per cui loro sono pagati per dare retta, per rischiare, sono pagati per tutto, per cui anche per dare retta, se no io ti dico la benzina, manettino lì, un fa mezzo giro. Io però non sono così d'accordo con questo discorso dei figli per un pilota di Formula 1. No. Vettel non è Federer. Federer va in campo e gioca contro Nadal, può pigliare 6-0, 6-0, però ha finito due ore di match, va in spogliatoio e va a mangiare con i figli. Io so, tre figli andare in pista, secondo me su Vettel un pochino ha inciso, magari è una mia impressione. Guarda, ce l'abbia uno so, o tre, ti ripeto, quando te sei lì, proprio quando sei, te stacchi il cervello, non pensi più, pensi a vincere. Però Nano, può essere, non lo so, perché io non ho mai guidato queste macchine, e tu neanche, può essere che il senso del pericolo oggi sia diverso da una volta, ripeto. Questi simulatori non ti hanno abbassato il senso del pericolo, per esempio. Per me è un insieme di cose che hanno abbassato il pericolo, perché in 20 anni non muore nessuno, per cui la velocità va solo bene, concentrazione. Di no. Però più sicurezza c'è, circuiti sono più sicuri. È giusto sono che sia più così, sicuri. Dai, è giusto. Sì, non la penso come te, ma fa niente. No, quello che siano più sicure. Quindi la sicurezza dipende da tante cose. Quando guidavi a Monte Carlo con una mano sola sul volante, venivi giù, c'avevi i calli così, i piedi che tutti bruciavano. Per via del cambio. C'erano 6.300 cambiate, quindi quando cambiavi c'erano tutti, diciamo, il sangue delle mani per il cambio. Però quella è sofferenza nel momento in cui sei lì. Ora effettivamente scendono, sono neanche sudati. Hanno anche una preparazione spaventosa, forse lo so adesso. Sì, no, ma ci si allenava anche noi, anche io facevo i giochi, io forse un po' meno degli altri, ma gli altri si allenavano, cioè, no, anche io mi allenavo, però facevo solo giochi e non cercavo di non farmi troppi muscoli, perché non massa perché è sbagliato. Però resistenza, poi. E poi se, alla fine se era 4 giorni alla settimana se era in macchina, per cui ti allenavi. No, io facevo una cosa per allenarmi, per esempio per la forza G, io provavo con un casco da 1,5 kg, facevo tutte le prove
per la gara mi mettevo un casco da 900 grammi, non proprio regolamentare, cioè se li facevi così... Non buono però, come scelta. Non sicuro al 100%, però sentivo la leggerezza e quindi non ti affaticava. Poi con la testa leggera che hai, figura. Però vedi. Non c'avevo meno moltiplicatore della forza G. Lui critica sempre in trasmissione Hamilton perché c'ha i tatuaggi. Io credo che i tatuaggi siano un modo. No, io no, non, no. Non me lo fai. No, tu l'hai detto. Io penso. Tu hai detto che c'hai i tatuaggi. A me non piace. Diciamo che non può andare in piscina in Giappone. I tatuaggi sono vietati. Non si può fare? Erano gli schiavi di una volta. Anche tatuaggi perché lui sono si è sposato vietati. Con una giapponese. Dimenticandosi di divorziare dalla seconda moglie. Può succedere, ma tu non devi prendertela con noi separati. Era scintuito. No. Chi non è successo? Si chiama bigamismo. Cioè, ma è... Dinamismo si chiama. Bigamia, pirla. Vabbè, io comunque... Bigamismo, non è biga. No. Bigolia. Bigolia, vabbè, Dio. Io mi auguro invece che Hamilton arrivi in Ferrari un giorno. No. Non ci arriverà ma mai. Non c'entra. Perché Cavalieri ha detto no a lui, a Hamilton. Aspetta, a Hamilton. Scusa, non corrispondono i valori. Ma come no? Ma questo qui, oltre al fatto che è capace di guidare come poco, ti racconto un episodio. Io corro la a prossima volta possiamo scegliere il tavolo proprio dentro dove battono la carne? Perché si sente meglio. Già c'è un orecchio solo io. Senti questo che è importante. Io corro a Istanbul. Mi fermo ad un certo momento, correvo con la Ferrari. Mi fermo in una curva e entrano in Formula 3000. Due o tre giri, passo, arriva uno e io dico subito, questo c'ha la macchina che va al doppio degli altri. Guardo, lui aveva in quel momento un modo di guidare che non aveva nessuno. Hamilton. Me ne avevano già parlato, eccetera, eccetera. Quando l'ho visto guidare era una roba fuori dal normale, che gli è rimasto ovviamente. Però come tipologia di personaggio non mi fa né caldo né freddo. Cioè Jovanotti che guida la macchina. Non lo so, io credo che sia un personaggio un po'... A me piace molto Leclerc, mi piace Verstappen, mi piace Norris. Come personaggi, poi come piloti non sono in grado di giudicarli. Io li giudico perché leggo la Gazzetta e sento quello lì che ha sempre problemi di defecazione, di stitichezza, eccetera. No? Però Hamilton io in Ferrari non lo prenderei mai, essendo il miglior pilota che c'è. Tant'è che Camilleri non so che impiegherete tra qua 2 o 3 anni, vero che Hamilton va verso la fine della carriera, voi forse no, quello. Non discuto Hamilton pilota, per carità, non mi permetto, è migliore di tutti. Non mi piace come personaggio, non mi piace come sembra il film, sembra. Non mi piace, per guidare una Ferrari vedo. Un signore d'altri tempi. Però lui è inglese, non pensare solo a noi, ma in Inghilterra lui è, a parte che uno che fa molta beneficenza, è un ragazzo sicuramente intelligente. Io sono vecchio, ho 75 anni, è chiaro che non per è il giovani, tuo ideale. A me non piace. La coppia che ha la Ferrari, secondo me, è la coppia migliore che c'è lì oggi. Se prendessero invece, non questi ragazzi spinti continuamente, figli dei piloti, ex figli dei piloti, eccetera, eccetera. Qui. Non è che c'è moltissimo comunque, anche nelle altre categorie, non è che mi sembra un momento... Beh, Lando Norris lo prenderei. Sì, ma è già dentro qui, sì, vedi, sì, di gente che arriva da dietro, non mi sembra di intravedere grossi pilotoni, no? Per cui, poi si crea. Poi c'è una cosa che non si faceva ai loro tempi, adesso giovanissimi li mettono alla prova. Il primo in Italia è stato Fiorio che prendeva gente come lui, li metteva in macchina. Perché ora dove vanno? Ora quando hanno fatto l'F4, tutti. Dove vanno? Cesare ha inventato in Formula 1, però. Cesare ha inventato 30 piloti di monoposto e 30 piloti di rally, li ha inventati lui. Chi è che faceva guidare l'Italia? A 40 anni era ancora giovane per guidare in Formula 2, troppo giovane. Cesare ha messo in macchina tutti. Ha messo in macchina Pirri, fratelli Fabi, Gabbiani, Martini, tutti li ha messi in macchina. Fiori o pianta? Se devi scegliere... Pianta. È stato troppo grande, perché è stata una scelta veramente, oltre di cuore anche di testa, che ce ne voleva capire che poteva andare. Pianta era un animale da corsa. Era un animale. Beh, anche Fiorio comunque era uno. Sì, ci mancherebbe. Sul lavoro, ha inventato una generazione di piloti. Io sono discusso per questo motivo prima, poi il lavoro lo sapevo. Certo, però da quello che ho letto, da quello che sento dire ai piloti,
forse pianta un lato umano un po' più, luminoso rispetto a Fiorio, sì. l'altro era più con grande rispetto, un po' pechino, l'altro era più alla mano, cioè ci si poteva scherzare con Giorgio, pianta ci si poteva scherzare tranquillamente, quell'altro era più tirato, più vestito, più McCormack, si inventava i successi. No, Cesare, se non c'è lui non c'è l'autismo italiano di quegli anni lì. Va bene. Io vi ho portato via già troppo tempo, so che adesso avete una sessione in cui dovete parlare di donne, per cui non siamo autorizzati a riprendere. Ma lui parla di donne. Il momento del non credibile, per cui provate a girare, cosa ne parla? Però noi abilmente vi lasciamo questo microfono nascosto, vedete, così voi non lo vedete. Chi fa la donna, te o io? Oggi tocca a lui. Ti rispondo io. La donna, così mi dai le carte. No, cominci a te. Mi dici solo una cosa, il rapporto con tua sorella com'è? No, siete sempre stati... Dice, cioè, ha fatto la figliola. La figliola è sua. Ah, sei stato tu? Lo sai. Lo dice sempre. Siempre d'accordo, tu sei minore, vero, di Gianna? Sì, sono più piccolo. Ok, l'hai sempre vista d'accordo. Come riferimento, lei è sempre stata la tua tifosa, sempre... Sì, no, ma sono rotto coglione da piccolino quando faceva quel piano A, E, I, O, U, alle 7 di mattina, ma trovava a prendere... Tu, in compenso, avrai avuto Bottorino, avrai fatto casino in giardino, per cui... Sì. Pari e patta, diciamo. Vi sentite, vi frequentate o...? Ci si vede poco perché... ognuno ha giro da una parte. Si vogliono bene, tanto. Però, bello, infatti... Va bene, vi lasciamo parlare di donne. Ma perché? Mi dispiace di avervi rovinato la serata, però vi ringrazio. No, ora si rimane, io ti do. Intanto ti rubo, intanto ti rubo questo, non si sa mai, può servire se si ruba. Quello lì può, sì, però vediamoci. Io ho dimenticato il portafoglio. No, che prima parlavate, io stasera parlavate, ti compri l'audio, ti compri le cose. Io le rubavo questa roba qui. Anche tu hai dimenticato il portafoglio stasera, vero? Io non ce l'ho portafoglio. No, io ce l'ho portafoglio, ma arriva a 20 euro, a 5 euro. C'è l'elastico. Questa è casa mia, si fa come dico io. Beh, molto volentieri. Allora adesso ordiniamo. Intanto vuoi fumarmi un'altra Alessandro, sigaretta. Grazie mille. Grazie. Di che? Questo tête-à-tête, questo ménage à trois con ospite. Potendo evito. Ciao, grazie mille, grazie. C'è sempre... L'hai spaccato, sì, ci devi 1.000 euro, mille Pasqua, ho chiesto 1.000, sono stato un po' più alto, ma va bene. C'è il pallino per cui hai registrato. Ma... Fattura? Non romperlo! Guarda, io aspetta, lo stoppo perché sennò mi sta facendo venire l'angoscia.